Beh, insomma, passiamo alla storia. Come dicevo? Passiamo alla storia. Stiamo così bene qui? Cosa si intervista? Ma passiamo alla storia? Ma domande. Ah, della storia! La storia antica, di capito? Su, bravo, risponda a me. Quanti furono i re di Roma? 7! Bravo! Modestamente, cosa vuole? Prima non ero concentrato, ha capito? E come si chiamava l'ultimo? L'ultimo? Beh, adesso non mi sovviene. Roma, Roma Pompilio, Tullio Silvio, Anco Marzio, Servio Tullio, Tarquino Prisco e Tarquino il Superiore. Sicuro, sono 7, sì. E ripetiamo. Conta, allora 1, 2, se no. Roma, Roma Pompilio, Tullio Silvio, Anco Marzio, Servio Tullio, Tarquino Prisco e Tarquino il Superiore. Beh, allora è promosso per questa sessione. Adesso alla storia dell'arte. Quante sono le fontane minori dell'architetto Lombardi? Allora, sono 9, sono del Lombardi, infatti nel 1926 con la caratteristica di individuare attraverso la fontana il rione, il simbolo del rione. Quindi abbiamo la fontana delle ancore, la fontana dei libri, la fontana delle tiare, la fontana delle palle di cannone, la fontana degli artisti, la fontana della picchia, la fontana della botte, la fontana del timone, i libri non li ricordo, e i monti, la fontana dei monti. Chiamata Fontana dei Montarozzi? Perché erano i tre insieme. Qualche particolarità della fontana degli artisti. Per esempio negli artisti, bellissima fontana, un posto degli artisti, si vedono i pennelli, si vedono i compassi da scultore, si vedono anche due mascheroni, uno contrariato più che triste, uno felice, e riflettono il carattere dell'artista che passa dallo sconcerto alla felicità, all'estasi quasi, diciamo l'estasi. E poi altre fontane. Vediamo un po' dove si trova questa fontana degli artisti. Che la fontana degli artisti è una fontana che caratterizza bene gli artisti ed è immersa in un verde particolare all'interno di Roma, in via Margutta, che appunto è piena di verde. Bocciato! E intanto lo bocciamo! E intanto lo bocciato! Siete riusciti a completare il giro delle 9 fontane con un biglietto da 100 minuti? Un biglietto dell'ADAC, mentre invece poi ci sono venuti 4 biglietti. È stato un giro lunghissimo, però molto bello. Ma si poteva risparmiare con che cosa? Con 200